È appena iniziato il nuovo anno scolastico e la scuola secondaria di primo grado, Padre Nicolò Vaccina di Andria, non si fa trovare impreparata e torna a riproporre temi e valori della cittadinanza attiva, primo fra tutti l'educazione all'accoglienza e il valore dell'inclusività, partecipando attivamente alla celebrazione della Giornata Europea delle Lingue. Attenzione focalizzata sulla valorizzazione dello studio delle lingue e la necessità del plurilinguismo nel mondo attuale e nel futuro dei ragazzi. Siamo alla sesta edizione di questa manifestazione che appunto puntualmente ogni anno siamo qui a celebrare con i nostri ragazzi. L'obiettivo è sempre lo stesso: le lingue straniere ormai non sono più un valore essenziale, non sono più un valore aggiunto, ma sono un valore essenziale. Pertanto è importante che i nostri ragazzi, anche con attività di scambi, con gemellaggi elettronici, ma anche con gemellaggi dal vivo, possano cominciare a sperimentare sul campo, nella loro quotidianità, il bello del poter comunicare in lingua straniera. E quindi quest'anno l'abbiamo fatto con una serie di attività anche riguardanti l'area artistica, quindi con maglie rappresentanti proprio questo concetto di intercultura e nello stesso tempo anche come al solito con una relazione che diventa sempre più importante proprio con l'associazione intercultura della zona e nello stesso tempo dicevo anche realizzando un progetto che è quello che sta partendo quest'anno che prevede scambi di classe, cioè in sintesi per quest'anno prevediamo di ospitare alcuni ragazzi dall'estero qui nella nostra scuola, di ospitarli presso alcune famiglie da noi selezionate e di mandare poi il prossimo anno alcuni dei nostri alunni all'estero per poter proprio svolgere un'esperienza coetanea. Le varie attività proposte nelle classi aiutano gli studenti a riflettere sulla loro appartenenza all'Europa e a far comprendere che lo studio delle lingue straniere favorisce l'apertura ai futuri scenari di vita scolastica e lavorativa. La Giornata Europea delle Lingue costituisce solo un primo appuntamento di sensibilizzazione ai valori del pluralismo. In occasione della Giornata Europea delle Lingue vengono organizzati moltissimi eventi in tutta Europa ed anche la nostra scuola partecipa a queste iniziative, invitando questi ragazzi che stanno partecipando al progetto Intercultura, ovvero stanno studiando nel nostro paese un anno. È molto importante questa festa perché, come è molto importante, sono molto importanti le lingue. Questa mattina che cosa avete fatto, ad esempio? Questa mattina abbiamo innanzitutto fatto conoscere la nostra cultura preparando alcuni dolci e facendoli degustare ai ragazzi. Abbiamo fatto ascoltare alcuni inni nazionali europei e facendo conoscere anche la nostra cultura, ovvero come per esempio la pizzica, che è un ballo perennemente meridionale. Anche quest'anno la scuola ha riservato uno spazio dedicato alle esibizioni degli studenti, quella di Antonella Di Gioia, ragazzina vidiolesa che ha suonato il pianoforte, e ancora l'inno alla gioia di Beethoven che ha visto protagonisti altri alunni. Poi, come tutti gli anni, spazio alla degustazione dei dolci delle varie nazionalità.